pure, visto a questo punto. Ci risiamo! Olè! Non c'è due senza ci tre! Ci risiamo! Ancora il nostro genio ne ha combinato un'altra. E vai! Però adesso ci ha assicurato, stavolta ragazzi funziona. Quindi se ce lo dice lui, noi lo crediamo, perché comunque non ha mai... Fateci sapere voi se funziona bene, per favore. Per cortesia, inviateci un messaggio adesso solo sulla trasmissione. A questo punto sputtanate Michele. Infatti, questa è una gran bella occasione per sputtanare questo cappuccione del nostro webmaster. Anche se gli amici a casa hanno ragione, dico, che lo sputtaniamo a fare se si sputtana da solo? Anche questo è vero, anche questo è vero. Ma questo è il bello della diretta, creare delle alternative all'inizio della trasmissione. Cambiamo. Adesso si sta informando, funziona la trasmissione. Noi sappiamo che la risposta penso sia proprio negativa. No, ci hanno detto di sì, ci dicono ci di sì. Ci hanno detto di sì, ci hanno detto di sì. I nostri tanti spettatori ci hanno detto di sì. Sì, anche perché abbiamo un sacco di messaggi. Ma questa tantissimi, sì, tantissimi messaggi. Hanno cominciato a capire come funziona Mascalzoni. I messaggi arrivano, quindi bravi. Sì, sì, abbiamo sì, anche sì. Varie new entry, tra cui Cherubino B, che lo vogliamo salutare. Come no, come no. Magico B. Grande Cherubino. Cherubino, se incontri Michele, lui... Lui, questo con la testa grande, non lo salutare col saluto classico perché altrimenti lui non capirebbe. Ma questo cacciavite da microfono, vogliamo parlarne? No, è perché prima quando abbiamo rotto la caldaia stava aggiustando, è rimasto quel cacciavite in mano. Allora, ragazzi, siamo arrivati all'ottava puntata. Sì, sì. Arrivano le prime conferme, ahimè, che funziona. Come abbiamo fatto ad arrivare all'ottava puntata? Questo mi chiedo io. Vabbè. Michele, qual è l'argomento di quest'oggi? Allora, l'argomento di oggi è perché di martedì? Perché di martedì? Ma ce l'ha detto il mitico comandante. Il mitico comandante, sì. Purtroppo domani... Che ancora sgambetta sui parchi come un giovincello. Purtroppo domani sono a Bologna. Purtroppo. E quindi non potevamo purtroppo girare per a Mascalzoni. È perché purtroppo per voi. Per loro. Per voi. Non che per noi, ma figurati, Michele, mai, non ti preoccupare. Anzi, no, Jerry, non ti preoccupare, non ti sei perso niente. Fra poco arriva lo sputtanamento per te. Se era preoccupato che avevamo già parlato... Infatti, ci sarà, Jerry, ci voglio, sarà. Voglio sarà, dare un sarà. Abbraccio virtuale a Jerry perché ieri mi ha fatto veramente sorridere tanto. Vittorio dice perché il blasco è il blasco. Cominciamo con questo sputtanamico. Allora, il primo lo fai tu. Il primo lo faccio io. Allora, c'è da dire una cosa, che c'è una mia cara cugina Rosangela Cioffi, salutiamo Rosangela. Ciao Rosangela. È stata sputtanata da Monica Marino, nonché mia sorella. Ecco. Dovete sapere che la cara Rosangela, che cosa ha fatto? Aveva intenzione di... No, aspetta, tu continua a parlare. Aveva intenzione praticamente di andare di fare una torta. Ok, quindi perfetto. Deciso di fare la torta, legge le istruzioni, la ricetta per fare la torta. E tra gli ingredienti che cosa ha trovato? Si ferma alla noce di burro. Dice, vabbè, cazzo, che faccio? Vado in supermercato, vado a comprare questa noce di burro. Non trovandola, giustamente, che fa? Chiede al commesso, mi scusi, ma la noce di burro dove si trova? Dove si trova questa noce di burro? Che ha detto? No, sta vicino all'olio di gomito, in fondo. Questo spontaneamente è venuto da Monica. Mi raccomando, Rosangela, devi vendicarti, siamo in linea, sì, mi raccomando. Allora, io voglio introvertere, è arrivato adesso un messaggio da parte della nostra cara Olga Francesca, che è stata sempre sputtanata. Infatti, è il tuo e momento. Adesso è arrivato Olga. Il tuo momento, lo cara leggiamo Olga. Proprio in modo perché ansioso. Perché praticamente ha voluto ricordare un aneddoto sempre su di lui, che ha ben pensato di spiaccicarsi sulla zanzariera, non vedendo che la zanzariera fosse chiusa. Voleva uscire fuori al balcone, ma è rimasto spiaccicato come una mosca. E allora a questo punto io devo ribattere, perché lo sputtano amico è questo, ma no? Ma spiegaci prima come è successo. Non avevo visto che la zanzariera era aperta e stava a finire tipo dentro. Che era chiusa. Capita, che era chiusa, che non era aperta. Allora io a questo punto voglio sputtanare Olga, come Lucia e Pia, le coinquiline di Romina. Tutte e tre insieme. Sputtaniamo tu. Ragazzi, quando un mio caro amico, Luca Mascolo, lo dobbiamo dire, Luca Mascolo, è venuto a trovarmi e io non c'ero. Quindi è rimasto ad intrattenerlo Romina in cucina. Le tre coinquiline, care amiche di Romina, che hanno fatto? Hanno commentato dicendo: come si chiama il tuo amico? E io dico: Luca Masco. E loro. Che? Hanno fatto un poco. Le galline. Sì, hanno detto. E che mascolo! Capito? La simpatia. L'hanno. Eh?
etichettato così il mio. Vabbè, carino. Vogliamo dire a Luca Mascolo dove può trovare il tanto, no, lo sa. No, fidanzato, ma vi faccio fare capisca. No. Olga, so. Va bene, i Mascolo, mi sono ricordato, questa volta, l'altra volta me ne ero dimenticato. Questa volta? No, vabbè, no, stavo leggendo. Fa parte sempre del suo bagaglio, perché lui è molto. Abbiamo salutato un attimo Cherubino. Vogliamo Ha salutato Cherubino e leggiamo il messaggio di Cherubino. Giustamente, è rivolto ad Alessandro Zito, meglio conosciuto ai noti come Zitone, che è un ragazzo di Baronissima. Un ragazzo. Molti conoscono, sì. Biondino, spesso davanti a. Vabbè, abbiamo capito. Che cosa gli vogliamo dire? Era un mio compagno delle scuole medie. Povero lui, povero lui. E praticamente è scritto che Rubino vuole dire ad Alessandro Zito: Raguan tiene sta voce, sei la nuova stellina di Bullet. Quindi. Chi volesse sentire la voce di Alessandro Zito, che è molto delicata. Sì, molto sottile. Molto, sì, molto... molto... Molto. Sì, sì. Molto. Ah, poi dobbiamo... Che cosa dobbiamo parlare? Grande Zitone. Dobbiamo parlare di Carolina, che l'altra volta non siamo riusciti a leggere il messaggio di Carolina, quindi leggiamolo ora, Carolina. Ma prima leggiamo. Una notizia di calcio mercato. Aspetta, voglio capire un attimo una cosa. Voglio capire un attimo una cosa. Come ma Carolina... Voce? Carolina Angela Sorrentino Moreira... Perché anche è quella Angela. Ragazza che la prima volta che venne a trovarci usò il navigatore. E si perse? Ma infatti. È italo-brasiliana, però non veniva dal Brasile. E si è persa col navigatore. Veniva semplicemente da cava. Il navigatore cava dei Tirreni Baronissi e si è persa. E la cosa bella è che voleva andare da Nocera, capito? Prendendo la autostrada tre corsie. E si è arrabbiata perché non l'abbiamo detto questo. Quindi scusa sì. Per il ritardo, ecco, subito abbiamo riparato. La notizia di calcio mercato in diretta, per far capire che siamo in diretta. Sì. Michele, non ho capito che hai fatto. Mi ero uscita da prima. Vabbè, allora, la Juve ha praticamente chiuso per Carlitos Tevez. Ma che ce ne fottono a noi te? Per dare una notizia, la diamo prima noi che i migliori sì, i giornali del mondo. E quindi, mentre Michele intanto legge la notizia e se la prepara da buon giornalista qual è, noi andiamo avanti con i messaggi. Sì, sì. Che bella voce di merda. Sì, sì. Aia, ma è un pazzino. Allora, innanzitutto, giusto per ringraziare lo sponsor. Accendini d'orologi. A chi non capita di uscire senza l'accendino oppure non trovarlo più? Invece tipo hanno trovato un modo, infatti pessima, è come l'accendino che vedranno tra poco. C'è un modo, hanno stato trovato una soluzione perfetta. Ovvero inventare... Ragazzi. Un accendino orologio. Non ci credete? Questo qui secondo voi cos'è? Agli occhi, che cos'è secondo voi? Secondo voi che cos'è? Un orologio o un accendino? O una bomba? Secondo me è una stronzata. Ecco, anche. La risposta principale è quella. Però in realtà questo è un accendino. Così voi non avrete mai... Avete visto com'è bravo il nostro Pippo Paolo? Vabbè, andiamo avanti che ci stanno un sacco di messaggi da leggere, forza. E al primo che sputtanerà Luca Scafuri vincerà questo orologio in omaggio. Sputtanatemi e vi regalo questo orologio. Chiara Rubino è fortissima, ragazzi, con due messaggi. Vai, andiamo. Forza, leggi, Uccio. Tu sei l'ancorman. Visto che prima abbiamo salutato Jerry Mail, c'è un messaggio per te, caro Jerry. Se hai paura di non essere ancora stato sputtanato, ecco perché. Ma c'è sempre tempo per lo sputtanamento. Ma sicuramente. Allora, praticamente ieri, mentre venivano in riunione Chiara e Jerry e anche una loro amica Mary, Jerry non solo ha attraversato i binari mentre si stavano abbassando le sbarre, ma ogni lunedì dimentica a casa il fodero degli occhiali da sole e, pur di non graffiarli, guida in pieno buio alla cieca, facendo rischiare la vita a Chiara e chiunque stesse in macchina con lui. Jerry! Ma Jerry è un temerario. Jerry vuole una vita spericolata. Secondo me è un temerario. Ma vogliamo parlare anche di Mary a questo punto. Ma questo l'abbiamo introdotta. Cioè, Chiara l'ha aspettata tutti e due, ragazzi. Cioè, grande Chiara che ha capito lo spirito dei mascalzoni. Se dovesse arrivare messaggi su di te, Chiara, non li leggeremo. No. Tuteleremo la tua privacy. Non è vero. Allora, leggi per Mary. Allora, per no. Maria Pia Morelli. Maria Pia Morelli. Abbiamo anche un nome e un cognome. Ha passato praticamente un paio di mesi fa 10 minuti a cercare di aprire il portone della casa dove abita da 2 anni. Due anni. Per fortuna sono passati casualmente dei nostri amici a ricordarle che abitava a 100 metri
più dietro e stava praticamente scastinando la porta dei vicini e voleva anche la risata da Vasco. Devo ammettere che anche io ho fatto una volta una cosa del genere. Però anche in condizioni no, aspetta, stavo ma bene. Fatti vedere. Stavo bene. Hai tolto anche gli occhiali. Mi è capitato la settimana scorsa, avevo parcheggiato la Ford da Bullet e volevo entrare in un'altra macchina. Ti sei automascalzonato e sono stato lì 5 minuti e pensavo che si fosse rotta la serratura. Poi mi sono accorto che non era la mia macchina. Posso dire, può capitare, ragazzi. Detto Jerry Mele, Jerry Mele, c'è, Luca, sei attento con l'accendino orologio che ti appicci i veli. Sei attento, in infatti, in effetti c'è una puzza di bruciato. Eh sì, perché tu prima l'hai accesa. Comunque, capisci, Marina, perché lui non può fare trasmissioni senza occhiali. Lui senza occhiali non vede. Mi fatti vedere tutti e due i tuoi begli occhi. Così qua. Allora, andiamo avanti. Vabbè, siamo cameraman, ok, perfetto, okay. Grazie al cameraman. La regia, la regia. Salutiamo sempre la regia che ci dà una grossa mano a realizzare questa fantastica la regia ricambia il saluto. Emanuele ha detto, ma è della Shippo Sargent Accessories. Sì, è un negozio Shippo. Questo orologio? Sì, ci sta la Zippo e c'è la Shippo. Aspetta, scusatemi ragazzi, chi l'ha detto? Emanuela Dell'Anno, c'è un messaggio per te. C'è un messaggio per te, Emanuela. E lo manda la tua cara amica, di meno che Francesca Mauro. La nostra cara Francesca Mauro. Brava Franci. Questa è bella. Volevo, è dice, bella. Volevo elogiare le doti culinarie della mia amica Emanuela Dell'Anno, che per fare una semplice pasta e burro ha messo il burro per intero nell'acqua dove bolliva la pasta. Io un applauso. Che grande chef. Che grande chef. Merita l'applauso. Complimenti. Il burro nell'acqua è una cosa eccezionale. Brava Manuelina, brava. Allora, Chiara, Luca, Jerry Mele. Jerry al contrattacco. Questa sera non riesco a rispondere agli sputtanamenti di Chiara Rubino con altri sputtanamenti perché mi è capitato di fare un aperitivo un po' troppo l'auto. L'auto tu devi spiegare e mi lascio quello. Immaginare come sto praticamente. Jerry ha detto si sta autosputtanando da solo davanti al bar. Cioè praticamente sei imbriacato con un bitter bianco. Vabbè, vogliamo salutare pure tua sorella che ha detto: ha detto, Jerry ha detto papà che l'inquadratura è perfetta. Bravo, ok. Quindi ragazzi, salutiamo grazie. Anche Monica e il papà. Saverio, Saverio. Ciao Monica, ciao Saverio. Chi dobbiamo leggere più? C'è Danilo. Che c'è, c'è il nostro direttore Danilo. Diciamo che Danilo ne ha fatte tante. Ecco, intanto mi arrivano i primi apprezzamenti. I primi apprezzamenti sull'orologio, vedete. Con questo nuovo orologio posso trascorrere mezzogiorno di fuoco ogni giorno. E questa mi è piaciuta alquanto. E salutiamo Luca Pierri, ovvero Pedro. Posso sputtanare un attimo un nostro amico in diretta, che è un emerito imbecille, perché mi scrive su WhatsApp e mi dice... Ma dove si scrivono i messaggi? Chiamati, ciao Paolo, sei un campione. Paolo Vizzuso, perché Paolo ricordiamo come si fa per scrivere i messaggi, che ci sono tanti Paolo nel mondo. C'è i mascalzoni su Facebook, oppure come stai facendo ora, continui a scrivermi e il gioco è fatto. No, lo leggiamo, non fa niente. Un attimo che Emanuela... Ci saluta Carolina che ci sta vedendo. Vediamo che dice Emanuela Dell'Anno. Intanto la mia pasta è venuta super buonissima, invito tutti voi... E tutti i seguaci mi assediti di mascalzone ad assaggiarla in via Falcone. Come? Via Falcone? Via Falcone. Citofonate dell'anno. Ragazzi, pensateci bene perché sciogliere il burro nell'acqua deve essere una cosa fantastica, veramente. Metterci ma più che altro rende molto... Ci stanno scrivendo, forza? Sì, mi stanno scrivendo, vabbè, però non ha capito il messaggio in gioco, Paolo. Paolo. Allora, adesso ti sputtano, Paolo. Adesso dai, ti dai, sputtano. Sputtana lui e Danilo, dobbiamo sputtare. Allora, incominciamo con... Danilo, che praticamente ha ben pensato di distruggermi una macchina che avevo in precedenza. Ma come? Tu dici, è andato nel muro, guidavo io. Lui mi ha fatto... come ha fatto? Stavamo allo stadio, vedere Salernitana Lazio, un amichevole di cartello. Sì, sto un attimo parlando con la regia. Dopodiché ci spostiamo e andiamo via Roma. Nel lontano 2004. Sì. C'era ancora il Jolly Hotel. Ah. Io parcheggiai al Jolly Hotel. E dissi semplicemente, vicino al nostro caro direttore Danilo Iammancino, Danilo, lo sportello è un po' difettoso, ma un po'. Che bogis. Quando chiudi, sbatti un po' più forte, che così si chiude. Primo tentativo, puff, non va. Che gli chiedo un po' più forte. Secondo tentativo, puff, non va. Un po' più forte. Al terzo tentativo, non solo si rompe lo sportello, si rompe tutto il pezzo. Morale della favola, eravamo appena entrati al Jolly, ho dovuto attaccare lo sportello con la sciarpetta della Salernitana. Ho attaccato con la sciarpa attaccata al volante e lo sportello, però almeno così è rimasto chiuso.
E mi fermo qui. Pedro o Paolo, chi devi sputtanare? Paolo, perché Paolo non capisce, Paolo devi sputtanare la foto, capisce. Ho capito che le sorelle dell'anno sono uscite benissimo sulla foto del passaporto, però non ce l'abbiamo ancora questa foto. Cucciolo, sa che hanno combinato? Paolo chiede se tu sai che cosa hanno combinato. Ma per cosa? Le sorelle dell'anno, non ne ho proprio idea, mi sta dicendo che vuole vedere le foto di ieri mattina, ma no. Non so di cosa stai parlando, Paolo. Più che altro l'hanno fatto ieri, sono semplicemente fatte due fotografie a prima mattina, sai le caratteristiche. Mia sorella gli ha mandato una sputtana amico, anzi uno sputtana mamma. Mamma mia. Vogliamo leggere? Lo leggi tu però, così... Questo rimane in famiglia. No, quando mia mamma vicino, mia mamma che è ottica MB, a Baron Nissi, corso Garibaldi 80, quindi è andato bene lo sputtanamento. Vicino a un cliente che gli raccontava dei suoi problemi visivi, gli ha detto: lei deve stare più attento, non deve prendere le cose sotto gamba. Peccato che il signore fosse senza una gamba ma con una protesi. Poi ha scritto: non lo dire, si arrabbia. Ma io non l'avevo letto ancora. Come facciamo a non dirlo? Sappiamo che si arrabbia, ma tu ce l'hai scritto. Ecco. Monica Marino è stata, no, mamma, io non c'entro niente. No, ma questo qua è rilevante, questo messaggio. No, ma perché? Ma perché leggia? Voglio dire che vogliamo dirlo che Luca, il nostro anchorman non ha passato la prova costume. Detto non da è in perfetta prova. Forma come negli anni passati, diciamoci la verità. Non ha passato la c'è prova un costume. Un panettone. Qui, io non so come fa con questo fisico. Cioè, metti vergogna. Io non so come fai. Ci volevo andare a correre. Vai a correre. E cioè, infatti la fidanzata ci ha detto che la pancia di pensionato va alla grande quest'anno. No, ma cosa quello si porta? Perché io sono uno che segue la moda, quest'anno va di moda la pancia da pensionato. Cioè. Bene. E perché volevi andare a correre oggi allora, scusa? Così per il gusto no, di farlo? No, perché sono un atleta, tu lo sai, mi conosci da tanti anni. Ho capito. Ma vogliamo sputtanare Paolo? Sputtaniamo Paolo. Dai. Ma in che modo possiamo sputtanare inventiamoci, Paolo? No, inventiamoci, ricordiamo uno dei tanti episodi caratterizzano Paolo. Te ne viene in mente uno in sì, particolare? Sì, tra tanti non riesco a scegliere. Vediamo un attimo di sputtanare anche qualcun altro così. Sì, sì, ora vediamo allora. Mi sembra che Francesca ci ha scritto qualche altra cosa sì. Comunque. Che giustamente Francesca consiglia ad Emanuela di... Una rubrica di cucina, di ricette, visto la sua pasta con lo burro squagliato. Eh sì, ovviamente. Vabbè, vogliamo salutare i nostri amici, ragazzi, siamo arrivati a ben 17 minuti di registrazione. Così, sul più bello vogliamo abbandonare. Sì, vediamo, l'ultimo giro, ultima corsa. Arriviamo a 20 minuti, dai, abbiamo 2 minuti e mezzo di... E al primo che manderà un messaggio... Questo fantastico orologio. Ci sarà in omaggio il telecomando del condizionatore del nostro studio. Allora, facciamo un sondaggio. Sì. Secondo voi Michelangelo è meglio con gli occhiali o senza? Infatti. Comunque questi occhiali li ho presi... Ottica MB, corso Garibaldi 80. Esattamente. Fatti vedere. Giusto per fare un più, poco di pubblicità, Che dite, con o senza? Per ora loro vomitano lo stesso, però vabbè, che fa? Nessun altro messaggio? Io mi ricordo quel vecchio detto, cambiare le mattonelle al passato. Se cambi le mattonelle in una stanza della casa, sempre quella stanza rimane. Si cambia il mattone e luce, sempre c'è decisamente. Perfetto, bravo, non ti preoccupare. E questo vale per tutti, mio caro Pippo Baudo. Ci vogliamo scusare. Pippo Baudo di Barresti, il vero erede di Enzo della Guardia. L'Anchorman chiamatevi di Zone. Mengacci. E lui l'erede di Enzo della L'Anchorman di Zone. Intanto vogliamo dire una cosa. Alla Cima, un saluto alla Cima che si sta ospitando nei suoi studi certo. Uffici. La Cima Studios che Cima, condizionatori e riscaldamento. Cima Studios TV. Che ci ospita non solo in questa occasione ma anche tutte le mattine. Vorrei ricordare, allora, senza leggerlo, diciamo così, vorrei ricordare a Chiara Rubino i suoi giri per l'università alla ricerca di giovani sbarbatelli da sedurre. Hai capito. Ma io lo vedo in vena gelosa, cioè, capito? Quindi come se fosse geloso di questo fatto Jerry. Io ho dato un certo film. Questa cosa io voglio sputtanare Jerry, sì. Per me stai già facendo. Aspetta che Jerry ha mandato un altro messaggio. Chiara, io ti amo. Chiara è ufficiale. Chiara, no, eccolo qua. Chiara, appena ti ho visto, ho perso la vista. Il mio cuore da destra è passato a sinistra.
Mamma mia, Jerry, questa leggere l'ultimo di tua sorella. Dobbiamo spegnere il condizionatore. Ok, ha detto parte, sì, me l'ha detto anche a me prima quando stai parlando al telefono. Se no ci dimentichiamo. Non ti preoccupare, lo spegniamo il condizionatore. Il topino è sempre in forma. Questo è un messaggio per te da parte di Emanuela Dell'Anno. Grazie. Saluti finali, ci salutate. Sta sempre male, però, con occhiali o senza, ha detto. Va bene. Come sei cattiva, Emanuela. Dai, ci siamo dimenticati di nessuno. Pensa al tuo panettone. Carolina l'abbiamo salutata. Olga Francesca l'abbiamo salutata. Vittorio Cicalese l'abbiamo salutato. Salutiamo tutti i nostri seguaci. Cherubino, Alessandro. Mi raccomando, chi è stato sputtanato si vendichi la settimana prossima. Infatti, sempre di mercoledì. Ritorniamo al mercoledì la settimana prossima. Mi raccomando. E avremo una chicca per la settimana prossima. Sì. Sì, avremo una chicca. Magari saremo anche più pronti. Avremo per lo spot avremo una chicca che non immaginate. Michele, vuoi anticipare qualcosa? Certo. Anticipa. Dillo. Dillo anticipa, pure a loro. Dai, dillo a loro. Sono gli altri che... Michelangelo si spoglia. Ecco, Michelangelo si spoglia. Vabbè. L'ultima chicca, veloce, dai Manuela che stiamo per chiudere. Tre pork. Jerry Mele ci ha detto tre pork. Grazie, Jerry. Per Francesca Mauro, diciamo questa e chiudiamo. The last one. Money one. One. Siete pronti? Emanuela, premi quelle ditine un po' più veloce. Dai, Emanuela, dai. Dai, il tempo che arriva. Dai, comunque dai. Aveva detto che sto sempre bene, Emanuela. Diciamo pure che ha detto che è pure alto, Michelangelo. No, diciamo pure che ci vedi. Diciamo che ci vede benissimo. È tutto vero, sono alto e ci vedo, certamente. Io ti voglio bruciare i topolini. Che due anni fa, ma Francesca Mauro, per Francesca Mauro da Emanuela Dell'Anno, che due anni fa l'università ha ben pensato di parcheggiare la macchina nell'area riservata ai prof all'Uni, e noi di ritorno da un intenso pomeriggio di studio abbiamo cercato invano la macchina e dopo mezz'ora ci siamo resi conto che il caratteristico l'aveva portato. Complimenti a Francesca, un applauso a Francesca, che dopo la base burra è diventata Magica Trenci. Siete una grande coppia. Sì, infatti. Complimenti veramente. Salutiamo tutti con il nostro solito saluto, magari, dai. Il nostro solito saluto. Vai. Ciao. Vai. Ciao, come gli amici quelli là. Vai. Io, vai. Fratello, io. Alla grande. Ciao, ciao. Chiudi. Ciao. No, salutiamo come le tre scimmiette, tu non vedi. Vai. E che giocare? Tu che fai? Tu non senti. Tu non cago. Ciao. Dove la metti la mano? Michele, fatti vedere. Io non vedo.